Buongiorno a tutti. Pochi minuti per dare informazione del nuovo bando ERS uscito questa settimana per l'assegnazione e locazione di alloggi di edilizia residenziale e sociale. Sono alloggi che avranno dei canoni davvero agevolati dai 150 ai 300 euro, con una media intorno ai 200-230 euro mensili in relazione alle metrature che abbiamo a disposizione. Quest'anno ACER gestirà per il Comune di Parma, oltre ai 4.000 alloggi ERP, anche appunto tutta una serie di alloggi di edilizia residenziale e sociale. Qual è l'obiettivo di questo bando? Non è quello di rispondere a tutte le situazioni di emergenza abitativa, ma un obiettivo molto mirato e specifico. Si rivolge in particolare a quei nuclei familiari che in questo momento stanno pagando un affitto troppo alto per i redditi che hanno a disposizione e che quindi chi ha un reddito di 1.000-1.200 euro al mese fino a 1.500 deve pagare degli affitti da mercato da 600-700 euro al mese. È evidente, comprendiamo tutti, che il rischio morosità è molto alto e di conseguenza il rischio sfratti e poi emergenza abitativa. Vogliamo con questo bando andare incontro a questa tipologia di esigenze e mettere questi nuclei familiari nelle condizioni di poter pagare un canone alla portata dei loro redditi ed evitare quindi nel futuro sfratti ed emergenza abitativa. Vogliamo spostarci quindi dalla gestione solo dell'emergenza a delle politiche che siano anche di prevenzione nel futuro, nei prossimi mesi, di altri sfratti. È ovvio che l'emergenza abitativa continueremo a gestirla con le nostre modalità. L'anno scorso abbiamo collocato in emergenza 180 nuclei e chi non ha reddito o ha perso completamente il lavoro continuerà a essere gestito con gli strumenti che abbiamo a disposizione. Vogliamo però evitare che nei prossimi mesi e anni altri nuclei si trovano a dover vivere la stessa situazione. Alcune caratteristiche importanti e di novità che sono introdotte con questo bando sono da sottolineare. Abbiamo voluto dare un segnale rispetto a tutti i genitori separati che hanno però l'affido condiviso dei figli. Molti genitori, soprattutto padri separati, ci hanno segnalato in questi mesi la difficoltà con dei redditi bassi, dovendo mantenere anche i figli, di riuscire anche a pagare un affitto che consenta loro di poter vivere una quotidianità con i loro figli, con i loro bambini. Quindi abbiamo voluto con questo bando equiparare come punteggio le situazioni dei genitori separati con affido condiviso a quelle dei nuclei monogenitoriali, praticamente come se avessero nel nucleo familiare i loro figli. Un'altra novità importante riguarda l'autorecupero. Anche qui abbiamo introdotto la possibilità di avere in assegnazione degli alloggi che sono ancora da sistemare, da finire, nei lavori un po' più semplici. Ovviamente tutta l'impiantistica verrà fatta da ACER, mentre gli ultimi lavori verranno lasciati a quei nuclei che daranno la disponibilità a sistemare l'alloggio e quindi avranno una priorità rispetto alla graduatoria. L'altra importante novità di questo bando riguarda le caratteristiche proprio del bando. È un bando aperto, per cui alla fine del tempo a disposizione noi stileremo una graduatoria, ma dopodiché le persone potranno continuare a fare domanda nei prossimi mesi e anni e ACER aggiornerà semestralmente questa graduatoria. Mi piace sottolineare davvero la novità rispetto a questo bando, oltre alla logica della prevenzione e agli affitti davvero calmierati, perché abbiamo voluto ascoltare in questi due anni tutte le persone che sono venute a parlarci appunto delle difficoltà a pagare un canone così alto quando i redditi si abbassano. Abbiamo voluto tenere in considerazione e ascoltare le molte segnalazioni dei genitori separati, soprattutto padri, che sono venuti a evidenziare la loro condizione di difficoltà, e abbiamo voluto ascoltare anche tutte quelle persone che ci avevano chiesto un aiuto, mettendo in gioco anche la loro disponibilità a ripristinare, a fare dei lavori, ad avere in qualche alloggio anche se fosse stato da sistemare. Quindi questo è un bando che va nella direzione di spostare le politiche dalla gestione dell'emergenza alla prevenzione. Vi ringrazio dell'attenzione e buona giornata a tutti.